Quei 7 minuti finali, oltre 3 punti, cosa vogliono dire anche in vista di giovedì? Sicuramente un grandissimo morale da parte della squadra, perché nel momento in cui riesci a portare a casa un risultato pieno contro Milan qui in casa, soprattutto visto come hanno preso gol, dà grandissimo morale e grandissima fiducia per affrontare al meglio sia la partita di Roma che quella di Udine prima della sua stagione nazionale. Nella prima ora di gioco cosa non è andato nella Fiorentina? Sicuramente non puoi essere sempre bello, veloce e brillante come tutte le partite, soprattutto perché il campo era molto più veloce del solito a causa della pioggia e non riuscivamo comunque a trovare quella dinamicità che ha caratterizzato questi 3 anni di questa Fiorentina. Però poi alla fine siamo riusciti a mettere in campo grandissima aggressività e soprattutto grandissima volontà di portare a casa un risultato che al 30 o 35esimo si era messo comunque male. Siamo ormai quasi aprile, siamo in corsa su 3 fronti. L'avresti mai detto con tutti questi infortuni? Beh, la qualità della squadra c'è, molte volte a causa di fortuna o sfortuna riesci comunque a poter essere in corsa con tutto. Gli infortuni, peccato, perché comunque hanno sempre fermato dei grandissimi giocatori ed è un peccato perché comunque non hai mai tutto il potenziale pronto a disposizione dell'allenatore. Però insomma, penso che chiunque sta dando il meglio per insomma, supportare la squadra e dare il meglio in campo. Lotta Champions aperta. Il risultato di questa sera sicuramente si è fatto rosicchiare qualche punto su chi stava davanti, tranne la Lazio, che ho visto che ha vinto. Però è un grandissimo risultato perché secondo me è venuto nel momento in cui riesci a ribaltare un risultato, soprattutto portare a casa vittoria in pochi minuti alla fine, dà grande entusiasmo e grandissima speranza per proseguire sia del campionato che delle altre competizioni.